Buongiorno a tutti. Innanzitutto cominciamo questo nostro workout mettendoci in questa posizione 90-90, 90 gradi l'angolo delle ginocchia rispetto della tibia rispetto al femore, 90 gradi, 90 gradi, le mani le metto in mezzo e penso a stare il più alto possibile, ok? Conto 10 respirazioni e in queste 10 respirazioni questa zona qua, ricordo che una respirazione è composta da un'inspirazione e un'espirazione, quindi rimango in questa posizione per 10 respirazioni. Fatte queste 10, cambiamo lato, sempre 90-90. Ci mettiamo in questa posizione. 90 gradi, 90 gradi. E iniziamo le nostre respirazioni. Mi raccomando, questa zona rimane ferma. Penso a gonfiare tutta questa zona, questa cintura appena sotto le costole. Bene, adesso cambiamo lato, ci mettiamo sempre in 90-40, giriamo le braccia con le spalle che devono rimanere parallele all'angolo del femore, sempre 10 respirazioni per lato, ok? Respirando cerchiamo di andare a lavorare, respirare in questa zona. Bene, finite le nostre 10 respirazioni, andiamo a lavorare dall'altra parte, sempre in 90-90, spalle parallele al femore, ok? Sempre 10 respirazioni e andiamo a lavorare benissimo in questa zona. Buono, finite queste nostre 10 respirazioni, proseguiamo e ci mettiamo in posizione di bird dog, in quadrupedia, dove le mani le mettiamo sotto le spalle, con il terzo medio perpendicolare alla spalla, le ginocchia sotto le anche, vado a cercare come se in una neutralità di colonna, quindi non vado né a spanciare né a incurvarmi verso l'alto, rimango in questa posizione e adesso cerco di
estendere il braccio destro e la gamba sinistra per 10 secondi e li tengo lì in posizione. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e ritorno in posizione. Eseguo la stessa identica cosa dall'altra parte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Buono. Questo movimento lo ripeterò per altre 3 volte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambiamo lato. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Quarto e ultimo giro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ultimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene. Adesso ci alzeremo in piedi. I piedi li mettiamo a larghezza un po' più delle spalle, vado a toccarmi la punta del piede, vado giù in squat e mi rialzo. Giù, vado a toccare la punta del piede, vado giù, metto le mani, mi rialzo. 3, questa è la terza volta, ok, e 4 volte, ok, 4. Aspetta un attimino. Sempre larghezza spalle, vado a toccare, mi accovaccio, unisco le mani e ritorno su, vado giù, giù, su, 3, ok, e quarta volta. Bene, ci siamo riscaldati e adesso andiamo a svolgere il nostro carissimo programma, dove abbiamo bisogno di due serie, una bottiglia d'acqua. Ok, anche se non sono uguali non è un problema. Il primo esercizio che andiamo a fare sarà un box squat, quindi piedi un po' più larghi delle spalle, le punte leggermente rivolte in fuori. Mani le metto in questa posizione, sulle spalle, gomiti in alto, vado giù e poi ritorno su, vado giù e poi ritorno su. Penso a scendere più in basso che posso col sedere e premere verso il basso con i piedi per venire fuori. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bene, adesso andiamo a provare a lavorare un pochino con le braccia. Quindi metteremo una mano sempre sotto la spalla, un ginocchio appoggiato sull'altra sedia e penso a recuperare la spalla, tirare, mollare, vado giù. Recupero, tiro, mollo, vado giù. Ok? Il tutto 6 volte però in alto. Ok? Tiro, 3, 4, 5, 6. Bene, cambiamo lato. Adesso andiamo a fare
il nostro carissimo plank, dove faremo 4 serie da 15 secondi e dobbiamo imparare a contare mentre facciamo il plank. Quindi ci posizioniamo con i gomiti a terra, la larghezza spalle. Cerco di andare a trovare la neutralità di colonna. E vi ricordate, allungo prima una gamba, poi l'altra, e conto fino a 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Finisco questi 15 secondi con 10 secondi di riposo. Uno, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci, undici, dodici, tredici, quattordici, quindici. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allungo, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, giù, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, allungo, mantengo il bacino fermo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Buono. Dopo aver finito la nostra serie di plank, prendiamo una sedia, la mettiamo di fronte a noi. Per chi non riesce, un po' più alta, per chi riesce tranquillamente, ci mettiamo in questa posizione e facciamo 8 push-up. 1, 2, 5, 6, 7, 8. Buono. Dopo aver fatto i nostri carissimi 8 push-up, non resta altro che prendere, mettersi in posizione supina con i palmi rivolti verso l'alto, piedi ben piantati a terra, tutto il piede, e spingere in alto il bacino per 8 ripetizioni, come faccio io. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Buono. E adesso eseguo tutto questo circuito per 3 giri. Finiti questi 3 giri, vi prendete 2 minuti di riposo e per finire vi ho dato 10 secondi di andatura, quindi 10 secondi di skip. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, dove contate 10 secondi di recupero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, seconda serie. 6, 7, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, quarto giro, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 7, 8, 9.